Tra poco. The Legend of Spyro, A New Beginning, la serie. In prima TV, su Game TV. Ci aspetta. Spyro. What? I don't like this. It feels like she's baiting us. I'm getting smart. Spyro! Destroy the crystal! Quickly! Let's get him out of here before Cinder gets back. If only it were that easy. Self-fulfilling. Time you learned how complicated life can be. We'll be right back.
time I fight. Peccato che debba finire in questo modo. Allora, dov'ero rimasta? Ma non usa mai le porte quella. C'era qualcosa nei suoi occhi. Qualcosa di familiare. Non è un caso, Spyro. Due cineri avete in comune più di quanto tu creda. È il momento che tu sappia la verità. Tutta la verità. Fratturai il tuo uomo al fiume d'argento. Tornai alla grotta e la trovai in preda al caos. I guardiani erano stati sopraffatti e tutte le altre uova erano state distrutte dalle forze del maestro delle ombre. Tutte tranne una. Il maestro delle ombre era combattuto. Voleva distruggere tutte le uova per impedire la nascita del drago viola. Ma aveva anche bisogno di un drago. Perché Spyro? Solo una creatura nata nell'anno del drago poteva aprire il portale che imprigionava il maestro delle ombre. Cinerea? Temo di sì. Ma se proveniamo dallo stesso posto, perché lei è così... così... malvagia? Mostruosa? Grossa? Sexy? Oh, mi è scappato. Perché dopo la notte della razzia venne corrotta dai benefici poteri del maestro delle ombre. Plagiata dai suoi malefici. Il maestro delle ombre l'ha resa un mostro. Ma perché? Che cosa vuole questo maestro delle ombre? Vuole uscire dal portale della convessità per seminare distruzione nei regni. E se Cinerea arriva fin laggiù, potrebbe riuscirci. Temo che possa essere troppo tardi. Non mi arrendo. Fermerò Cinerea e il maestro delle ombre. Aspetta, ma tu sei il drago, Spyro, e... troppo tardi. Lo prenderemo la prossima volta. Avanti, campione. Hai fatto un ottimo lavoro. Adesso riposiamoci un po'. No, sono pronto. Ora. Ok. Ok, Spyro, hai ragione. Devi almeno provarci. Se il maestro delle ombre riuscirà a scappare, il buio calerà sulla terra, con conseguenze inimmaginabili. Tenati ti proteggano. Che ci proteggano tutti. È una camera di equilibrio tra il nostro mondo e il regno oscuro. Devi fermare Cinerea prima che inserisca l'ultimo cristallo e attivi il portale, liberando il maestro delle ombre. Sensazione che vedrai ancora di più se non ci sbrighiamo. Andiamo. Il mio maestro ritornerà. È troppo tardi. Sei un tipetto ostinato, eh? Questa è la fine. Fatti sotto. Non avrò pietà questa volta.
proprio come me. Andiamocene ora. Non posso lasciarla qui. Io devo salvarla. Cosa? Salvare la bestia che ha tentato di ucciderci? Non è colpa sua. Il maestro delle ombre l'ha usata. Il cuscino. Va meglio, Spyro? Non proprio, Ignitus. Riesco a malapena a tenere dritta la testa. Quella battaglia mi ha proprio distrutto. Sì, ci vorrà del tempo prima che tu riacquisti i tuoi poteri. Ma li riavrai, giovane drago. Col tempo li riavrai. Cinerea, è da quando ho fallito la notte della razzia che sogno questo giorno. Non solo tu hai fallito, Ignitus. Tutti abbiamo fallito. Sia come sia, ora siamo di nuovo insieme. Grazie a Spyro. Ben fatto, giovane drago. Grazie, Ignitus. Ma ancora non sappiamo cos'è successo al maestro delle ombre. Non importa, Spyro. Ci sarà tempo per parlare del maestro delle ombre. Adesso è il momento di festeggiare il tuo successo. Il suo successo? E io allora? Solo perché non mi esce roba strana dalla bocca non significa che non l'abbia aiutato. Ma tu sei stato di grande aiuto, Sparks, indubbiamente. E tanto per la cronaca, anche dalla tua boccuccia esce un sacco di roba strana. E questo cosa vorrebbe dire? Guarda, risparmiamelo. Sarei potuto rimanere con quei lama o cos'altro erano che mi apprezzavano e invece no. No, ho deciso di aiutare voi poveri draghi a liberare il mondo dal male. E in cambio, neanche un grazie. Manca un briciolo di rispetto, amore o riconoscenza. Oh, santi nomi. E io pensavo che Volter fosse logorroico. Anch'io ho dovuto lasciare la mia casa, sai? E io sono piccolo. Forse non l'hai notato. Ma a me le cose appaiono molto più grandi che a te. E mi sono tirato indietro. Ah ah. E perché? Perché ho fegato io. Ho classe. Ho un rospo in gola. Come stavo dicendo, sulle alte pianure danno il giusto valore alle cose. Sanno riconoscere una libellula di qualità quando ne vedono una. Invece qui niente. Neanche grazie, come va? Dai, ti offro da bere. Dovrei tornarmene alla palude. La mamma sistemerà tutto. Lei sistema sempre tutto. Vedi niente, Spyro. Ho una brutta sensazione. Anch'io. We'll be right back.
Pensavate che le avventure fossero finite? Non vi preoccupate, è solo l'inizio. Spyro, insieme a tutta la sua famiglia di draghi, è pronta a sconfiggere ancora una volta il male. Spyro, Cineria e tutti gli altri draghi, Ignitus, Volter, Cyril e Terrador, pronti a combattere contro la malvagità e alla nascita del Maestro delle Ombre. In prima TV su Game TV, in arrivo, arriva la seconda stagione di The Legend of Spyro. In prima TV su Game TV, The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Tonight's gonna be a good night. Woo!